Amici appassionati, ben ritrovati su Motocross My Passion. Oggi sono con l'icona del motociclismo, il team manager e il procuratore di pilote più famoso al mondo. Sono con Carlo Pernat. Ciao Carlo. Eh, ciao Adriano, con una presentazione così mi fai venire le lacrime agli occhi. No, ne avevo, <ride> ne avevo una ancora molto più imbastita ricordando... Una data di nascita del 9 agosto dove è nato un bambino a Genova. Eh, era proprio Con la fede del grifone nel cuore. Certo. Beh, diciamo che sai, Genova è la mia città, come tutti noi siamo attaccati alla propria città, alle proprie tradizioni. Io infatti ho sempre girato il mondo, come tu sai, però sono sempre ritornato in questa città eh, bellissima, ma con un carattere un po' avaro, no? nel senso. Eh sì. Però diciamo che... Ci torno sempre perché è splendida. Diciamo, lo, ci sono nato... Lo dici a un altro genovese, un di... eh, perché anch'io sono di Genova. Eh, lo so, lo so. Lo so. <ride> diciamo che mh, ci sono nato sia da un punto di vista umano, mi sono formato da un punto di vista umano, però soprattutto mi sono formato da un punto di vista motociclistico, perché eh, il mio primo diciamo, impiego vero era stato alla Piaggio. La Piaggio... È lontano lo sai, 79 la... se non sbaglio. No, 74. 74, 74 io fui a... Perché guarda, la mia storia è un po' strana, perché mio papà era un, um, un dirigente dell'Agip, e l'Agip a Genova aveva eh, la sede praticamente, no? E io quando facevo l'università ero un fuoricorsista, ero un fancazzista, no? Come tutti quelli un po' della nostra generazione. Dal <ride> giorno mio padre si incazzò di brutto e mi disse, adesso ha 26 anni, pensa. Mi disse: ora, ora vai a lavorare. Chiamò l'amministratore delegato Leni che era un suo amico. E il giorno dopo mi assunsero a Roma, a Lagi, pensa a te, penso. al Palazzo di Vetro. Fu uno shock incredibile per un fan cazzista andare a Leni. Puoi <ride> immaginartelo, no? Però io non, ci, non avevo voglia di lasciare Genova, non si faceva niente a Leni, era a settimo piano a non fare niente. E allora rispondevo sempre a un del, del giornale di Genova, secolo che tu conosci, eh sì. e c'era scritto direzione marketing di una grande azienda, cerca un giovane conoscenza lingua e disposto a viaggiare. Poi le caratteristiche erano quelle, è stata la Piaggio, e mi assunse in dieci minuti, mi licenziai da Leni, figurati mio padre. Con grande dispiacere di tuo padre. Anche Madonna, perché... ma sai che quando andai a casa e dissi eh, che mi aveva assunto la Piaggio a Genova e mi ero licenziato da... Da Leni mi arrivò un cazzotto, come lo ricorda ancora adesso. Penso che sono dovuto andare a abitare da mia nonna, che abitava a Toriglia, che a, a 30 km da Genova per un anno andava avanti e indietro. Vabbè, comunque sono, stupidaggini. Ma diciamo che lì io devo molto alla Piaggio, perché mi assunse in direzione marketing, per cui incominciai a fare studi, analisi, poi nell'ufficio stampe PR, eh, dovetti molto Enzo Cecchi, che era il capo un po' di tutta l'ambaradande la, la, alla Piaggio. In quel periodo la Piaggia era l'unica azienda negli anni 70 che aveva veramente molti soldi eh, e faceva sì. il primo marketing, diciamo, italiano. Per cui, sai, quella è stata anche una gran fortuna, perché incomincia a avere una base di marketing, di comunicazione, di pubblicità e di amicizie che, insomma, so, sono, ci vuole un bel colpo di fortuna. Sono belle Però, sai, pesanti. Secondo, eh sì, secondo colpo di fortuna fu quando nel 79 mi chiamò l'ingegnere Sguazzini, che forse tu sai chi era, che era l'amministratore sì, delegato sì. della Lancia. Certo. Con la Stratos, e mi disse, mi chiamò nel suo ufficio da solo, sai, era un po' stile fantosiano, ficus, grande stanza, <ride> io lì a dire o mi licenziano c'è qualcosa che non va, no? E mi disse, Pernat, te interesserebbe fare lo sport con la piaggio? E io gli dissi, beh, sai, sport con la piaggio, abbiamo, ciao, bravo, E eh, Vespa? Che cavolo <ride> di sport facciamo? Ma guardi, abbiamo rilevato la gilera nel gruppo, per cui ci interesserebbe che lei andasse ad Arcore a prendere in mano la gestione del, del cross che faremo il mondiale nell'80. Poi sappia che c'è anche la Formula 1, dove nell'80 sponsorizzeremo Scheckter e Villeneuve con Piaggio Vespa, poi compreremo la Bianchi Piaggio per il ciclismo nell'81. Dice: Vabbè, basta, basta, basta. basta. Accettai in tre minuti. Che tempi minuti, Carlo? No? Sì, sì, accettai in tre minuti. Fu il colpo di fortuna e incominciai col cross. Nel 79 alla Gilera ricordo che avevamo Dario Nani, ti ricordi? Dario eh Eto, sì, che era un grandissimo pilota, una bellissima persona, una bella famiglia. E devo dire la verità che il Cross io ce l'ho nel cuore, lo sai Adriano. Eh, lo so, ne abbiamo lì. parlato molto anche nelle trasmissioni quelle che facciamo con, uh, con Franco, con Franco Bobbierto. Certo, abbiamo sempre che... parlato in uh, fuori onda dopo aver commentato la MotoGP e tutto il resto. Eh, Tornassi indietro rimarrei lì, perché non perché per, professionalmente ho avuto delle grandi soddisfazioni, ci mancherebbe altro. Certo. Però cross io auguro a tutti quelli che incominciano una carriera di incominciare dal cross, Ehi. perché è vero, è umano, eh, lì esce fuori la personalità di ognuno. Lì ti arrivavano l'abitubo sulla testa, ti ricordi? <ride> Però era sangue, eh, polvere, fango, ma tanta, tanta amicizia e tanto lavoro. È un po' come quando a 16 anni o a 18 vai a, a imparare nel bar e poi vai all'università. È vai vero, in effetti è piede. un po' l'educazione che abbiamo avuto noi della nostra età per la strada. Noi vivevamo certo. molto alla strada. Certo, certo, era proprio, era proprio io. Chiamolo, lo chiamo il marciapiede no? <ride> sì. eh, in fondo e lì uno si fa, incomincia a capire a 18 anni se uno è onesto, disonesto, quello furbo quello... impari lì. Io devo dire la verità: che ho, ho imparato più dal bar che dall'università, pur avendo imparato. Ci mancherebbe, certo. e sono molto felice di aver avuto quella prima opportunità del cross che mi ha, dato, eh, ha fatto capire cosa avevo la passione delle due ruote, anch'io evidentemente. Cosa voleva dire fare degli sport? E devo dire la verità che ho incontrato anche dei personaggi e dei piloti straordinari, perché al di là di Dario Nani, ti ricordi, poi arrivò eh, Rinaldi, Maddi, eh, Gaston Raier, eh, E tutte le icone, le icone che hanno fatto grande questo sport dimostrando eh, di essere eh, appassionati, umili e dediti alla fatica bravo bravo eh. guarda noi ci tiravamo anche le lavagne sulla testa quando <ride> segnalavamo dalle curve nel fango però la sera sotto la tenda si mangiava si cantava e ci si divertiva ed eravamo tutti amici ma avversari poi chiaramente anche pesanti sul campo di gara eh. assolutamente sai, io ricordo, sì sai Adriano ricordo ora vado un po' a rotta libera però certo. ricordo che in quegli anni combattevamo in gilera contro la Suzuki che è incominciata era solo la Suzuki nel 125 ti eh, ricordi sì. no? Sì, sì. E che, e che vince, vinceva sempre la Suzuki. Aveva ti ricordi Harry Everts, Geburs insomma, erano piloti di un certo I, livello. I no? Più grandi della storia, però. Ma io una volta, a momenti, ammazzo Eric Gebhurst. Dino <ride> tante di quelle botte un giorno. Poi siamo rimasti amici. Pensa che quando avevamo fatto eh, il mondiale con la Gilera contro loro. Ehm, in un Gran Premio, mi pare a Galdorf in, in Germania, che l'ultimo salto, quando praticamente eh, Michele aveva già vinto, ed era un salto molto ripido, fece finta di aver perso il freno, gli diede una botta e lo fece volare di 20 metri, <ride> ti assicuro, rischiando addirittura la vita. Eh. Poi quando arrivò sull'arrivo, toccò un po' il freno per far vedere che il freno era rotto. Lo sai che mi era saltato, sono andata a cercarlo con la chiave inglese, mi ricordo, lui si era rintanato col fratello ed è uscito dalla porta posteriore. Sai, lì è stata una di quelle cose che Michele aveva rischiato, non dico la vita, ma qualcosa di, di simile. Eh? Sì, allora è... io mi ero veramente... Tanto è vero che in quel periodo, come Gilera, che avevamo giustamente la Piaggio dietro, avevamo dei budget che gli altri non si potevano permettere, quindi... Lavoravamo con le ospitaliti già se ti ricordi? Eh, sì. E io avevo, non dico inventato, avevo fatto la prima cosa insieme, se ti ricordi, Anedo Guerrieri, che era un operatore sì, della Rai, sì, che poi sì. purtroppo è mancato. No? E qua parliamo della storia, proprio Bravo. della storia iniziale di un motocross che è stato bravissimo. fantastico in quegli anni, bravissimo. E lì avevamo inventato, mi ero inventato, che lui faceva, nonostante venisse con la Rai, faceva una cassetta di ogni gran premio. Che mi arrivava a lunedì e io mandavo gratis a tutte le tv private. Quindi poi, capisci che avevamo montato una cosa molto grossa, no? Gratis con i soldi della Piaggio, eh? Della Cilera, sì, sì, sì. E in combinazione con la cassetta ha fatto il giro di tutta l'Italia. Quindi figurati, cioè, dal punto di vista della comunicazione, sai, ti ricordi? come Piaggio mi ha fatto arrivare la RAI, Telemonte Carlo. Sì, anche perché poi il motocross in quel periodo lì era anche ben coperto televisivamente. C'era la voglia, c'erano le piste completamente piene di pubblico, era molto ma molto seguito. Guarda, mi cosa che, che purtroppo eh, allo... negli ultimi tempi è andata un po' scemata. Un po' diverso. Eh. Ma sai, era il momento più, più forte del, del motocross, diciamo, eh, dove, ah, sai, come Piaggio avevamo anche una una certa possibilità di fare delle contrattazioni particolari. Certo. Peso politico avevamo. Per cui la Rai era tutta in diretta. Se ti ricordi, Telemonte sì, Carlo sì, era in diretta. Sì, assolutamente. Se non sì. sbaglio c'era anche capodistria. a un certo momento che cominciava a prendere la Rete 4. Allora, eh, se, non te lo devo nemmeno spiegare io perché lo sai meglio di me, in Italia era un fiorire di circuiti. È vero. Ma ce n'erano a bizzeffe nelle Marche, in Toscana, in Lombardia, in Piemonte, nelle Marche, ma... Potremmo fare 50 nomi, Esanatolia, eh, Fano, Tomarino, eh, eh, addirittura Malagrotta, Leur, Ti sì, ricordi, sì, Passo sì. Corese, Lombardore, non ti dico in Lombardia, Ciglione Malpensa, e poi, poi c'è stato il, il fiore all'occhiello diciamo, di Maggiora, che secondo me è stato uno dei circuiti più belli, o lo è ancora, ancora e più adesso. frequentato. Se ti ricordi, ci, ci, bisognava prendere i biglietti due mesi prima perché non li trovavi più. Eh. Poi se ti ricordi. Con la era vittura, Bagarinaggio con fore... fuori dalle piste. Bravo, bravo. era il Bagarinaggio. E anche con Saporiti. Ti ricordavi, come ah, era Sago... come Poi c'era anche gente che si, si avvicinava tantissimo. Ricordati Giorgio Saporiti, eh, quando sì. faceva il fast cross. Eh, cavolo, eh, lo, sai, lo sai, Carlo che eh, la pista di Arsago Seprio l'ha presa, eh, presa e la farà rivivere. Un mio carissimo amico. Bene. Che è Fabio Toniella. Sì, e sì, lo sta, sì. sta, ricostruendo, sta ricostruendo, tutto quel centro sportivo che all'epoca era, era, era. una cosa incredibile. E se ti ricordi Adriano venivano gli americani per la prima volta, al Fast Cross, no? che rodinava Saporiti, eh, era sì. uno spettacolo vero. Però in quel periodo io devo dire una cosa: bisogna andare a Cesare quel che di Cesare. Sì, che c'erano tante case, cioè, noi spendevamo molti soldi in di Cesare, lo sai. Però c'era la Priglia la ma insomma ce n'erano italiane no? che correvano, la TM. Però devo dire che ci fu un grosso, un grosso interesse e sforzo da parte della federazione. Io ricordo che Zerbi, eh, per me il più grosso presidente che abbia avuto la federazione internazionale italiana, aveva demandato, se ti ricordi, a Bruno Comanducci certo. e a Massimo Adiutori a eh, fare tutto, sì. c'era anche Vincenzo Mazzi, e lì... Nacque anche il centro di Polcanto, che poi fu chiacchierato perché fu comprato, venduto, tutto quello che vuoi. Però venivano da tutte le parti del mondo ad allenarsi a Polcanto. Eh, ti Assolutamente sì. E purtroppo Quindi... sono, sono tutte realtà che nel corso degli anni e dei decenni ormai eh, eh, sì, sono sì. andati a perdersi. Questo vuoi per un cambiamento a livello globale di mentalità, di comunicazione? Di interessi politici e non una volta si parlava soprattutto di sport, parlando di motocross, ma tutto il motociclismo, anche perché avevamo delle figure incredibili che sono ancora adesso sugli altari, insomma. quasi 100 anni, alle porte di Vigevano e precisamente alla frazione Sforzesca, in un ambiente familiare, puoi gustare i sapori genuini della tradizione lomellina. Rane fritte o in guazzetto, lumache trifolate, cinghiali in umido, stufato d'asino con polenta, risotti e altre specialità in base alla stagionalità del territorio. Trattoria dei passeggeri, Corso Pavia 164, Sforzesca di Vigevano. grosso merito fu dalla federazione, al di là delle case, perché eh, sai, sì. quando incominciai a avere tre case del calibro di, eh, di, di Gilera, di Aprilia, di Cagiva, è chiaro che... Io ricordo che c'era un mercato eh, delle 125 da Cross che sfiorava i 15-20 mila pezzi. Oh, sono tanti, eh! Sì, Cosa impensabile oggi come oggi. Bravissimo! <ride> e se ci mettevi anche la 250, incominciavi a salire anche a 30.000, E sai, 30.000 pezzi, anche per un'azienda che che fa motostradali e fa moto da cross, è un bel business. era. Eh, sì. Io ricordo che quando abbiamo con la Cagiva che Viteven, che il mago dei due tempi. E è infatti è, volevo, volevo eh. con te parlare anche di questa, eh, di questa unione che hai avuto con Jan eh, nel corso di 30 anni sì. di carriera. Ma guarda, ti dico la verità, Ian tanto di cappello, per me è il mago delle eh, due sì. ruote, ha battuto tutti quelli che poteva battere. E nel cross e nella velocità, tutto, eh, tutto i ricordiamo... giapponesi fossero stati anche indonesiani, australiani. Gli batteva, era troppo bravo. Eh, io sì, ho avuto la fortuna di, eh, di incontrarci. O Ian, abbiamo due caratteri diversi. Evidentemente, lui è molto teutonico. Io sono più italiano. <ride> Però abbiamo fatto un binomio che ha lavorato assieme quasi 25 anni. Penso. Siamo partiti dalla Gilera per andare poi alla Cagiva e per poi finire alla Priglia. Ed era un binomio secondo me al quale io auguro a tutti di lavorare perché c'era una bella divisione a parte che eravamo molto amici eh, anche perché avevamo due caratteri diversi probabilmente i, i, i poli diversi si attraggono no? eh, eh, sì. <ride> e devo dire che noi facevamo tutto da soli nel senso che abbiamo avuto la fortuna di incontrare dei proprietari molto appassionati di moto vedi Castiglioni, vedi Beggio e quella è una grande fortuna perché noi non facevamo nessuna riunione? Le riunioni erano al ristorante la sera, io e Ian che vivevamo a Noale a Scorsese. La verità più a Noale. <ride> e davanti a un piatto di spaghetti e alla pizza, dicevamo cosa fare l'indomani. E siccome avevamo diviso le due aree, lui era responsabile tecnico del reparto corso e io non mettevo becco anche perché se dovessi fare io una moto va indietro invece che andare avanti a livello <ride> ingegneristico, eh. mentre io facevo la direzione sportiva, la gestione sportiva. E ti posso garantire che tutto funzionava come un orologio. Anche delle volte, i piloti che poi li sceglievo io avevamo avuto qualche screzio. però l'indomani eh, ci fidavamo uno dell'altro e risolveva certo. tutto eh, facendo una battuta e bravo, bevendo un bicchiere bravo. di vino. Guarda, l'esempio eh. più classico fu che forse molti non lo sanno non lo so. quando vinceva il mondiale nel, nel 92 della Velocità, l'ho visto Gramigni, se ti ricordi, eh sì, assolutamente presa, sì. No? Alex. Lui aveva preso un altro pilota il giorno prima. Eh, ora ho un attimino di, non, mi, non mi ricordo chi, ma è uno che poi ha fatto anche la, la, la gestione nei campi di gara della 125. Molto bravo, che sembrava un cadalora giovane. Mm -mm. Però non aveva firmato il contratto. Io invece ero impallinato di, di, di Gramini. E sono andato di notte da, da, da Varese fino a Prato, <ride> al ristorante degli alberi, di, di, di Aldo Beccheroni, cioè, che era lo sposo, e alle due bec. di notte ho firmato il contratto gli ho fatto mettere una firma. Ma io ho fatto, Guarda, che quello che tu hai preso non ha contratto. Sì, ma gli ho detto, No, guarda, qui contratto di Abbiamo un po' litigato, ma lì eh. davanti a una cena, due battute, e tu, Va bene, Carlo, va bene così. È il e abbiamo vinto il mondiale lo stesso, magari lo vincevamo lo stesso con l'altro pilota, sia ben chiaro eh. E però questo fa parte del, di tutto il tuo percorso, hai sempre avuto un fiuto particolare per i piloti, eh, quelli emergenti, quelli non già consolidati nel mondo, nel mondo delle, sì, delle competizioni. Guarda, ti dico la verità, Io, è una questione anche di organizzazione, di là di fiuto, mm. eh, Adria, perché bisogna dare sempre a Cesare che di Cesare. Ti porto l'esempio di Aprilia, no? Uh -huh. eh, perché mai è più calzante in aprile avevamo un'organizzazione di quelle, io gli abbia fatto un'organizzazione di quelle tedesche eh, con poche italiane e tanto tedesche e avevamo un personaggio che tu conosci bene che si chiama Fabrizio Guidotti il papà, eh, di, sì. il papà di Giacomo e di Francesco certo. lui che era un po' responsabile di tutte le vendite dei clienti delle moto faceva tutti i campionatini per cui la prima selezione la faceva lui onestamente, e diceva guarda ci sono questi sei piloti che per me sono bravi, Vieni un po' a vedere e eh non a vederli magari con un po' di fiuto, con un po' di parlare con qualcuno. Mi prendevo la responsabilità che qualcuno, anche aveva perché era tua la responsabilità. Eh, certo. ma poi alla fine, eh, quando eh, tu li assumevi, bravo, praticamente bravo. Cioè, e quindi, non sai, è facile. È anche una questione, ti dico, Adriano. Di organizzazione, bisogna sempre certo. essere organizzati. Eh. Non, non, non creda ai self-made man, quelli tintin, ci vuole l'organizzazione dietro. No, infatti, chi è che è rimasto? Cioè, eh, quando Beh. ho fatto la piccola introduzione dicendo che sei il più gra grande team manager e procuratore sportivo che l'Italia e il mondo del motociclismo ha avuto, non è per farti un complimento no, 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 amicale, ma purtroppo, cioè, purtroppo, per fortuna, la storia parla a tuo favore. Sì, sì, tutto. guarda, alla fine eh, mi sono portato a casa 13 mondiali di piloti, non è eh, uno, insomma. Credo che ci sono abbastanza, sia nel cross che nella velocità che nella Parigi da Car, quindi tutte le discipline qualcosa ho vinto. Eh, Però, sì. ripeto, ci vuole l'organizzazione, ci vuole fiuto, ci vuole fortuna, ci vuole anche il momento giusto, perché ti ripeto, come ho detto prima, quando vai a parlare con i Castiglioni, con i Beggio, ti trovi la gente veramente... Io e Ian andavamo da Claudio a dire, guarda abbiamo un problema con i freni, bisogna spendere 300 milioni, ora dico una cifra a caso. Oh, lui, sì, va bene, a capo, quindi... Però alla fine diceva, sì, di fronte a là, Prendeva l'assegno dove c'era l'elefantino sopra l'assegno. Certo, mi ricordo. Corria. E scriveva ovvio. 300 milioni e ce l'avevamo in mano, che poi non andiamo a spendere a Bagordi, li davamo la breve, ovvio. evidentemente. No? no, beh, magari qualche distrazione c'è stata, no? No, no, ce ne sono state tante, <ride> ma non di quel genere lì più che di altri sexy droghe rock and roll piuttosto. <ride> no, anche perché vorrei dire un po' a tutti gli appassionati di andare in libreria e andare ad acquistare un libro ah, che racconta Conta la vita di Carlo Pernat nel mondo del motociclismo. E c'è tanto cross dentro. È tanto cross, ma tanta vita vissuta, senza peli sulla lingua e con una grande onestà intellettuale. Molto autoironico. Cosa che viene a mancare oggi come oggi, perché sai benissimo che il mondo della comunicazione... È completamente cambiato. C'è bisogno di, di impostazione, c'è bisogno di passare da, dai responsabili, appunto, della comunicazione dei vari team. È veramente tutto un bel casino. Guarda, è una cosa che, guarda, io, io ho gestito aziende e anche piloti, come tu sai, certo. Eh, io ho sempre dato questa impostazione. Era nei momenti che potevi darla, però devo dirti che anche con i piloti, a partire da, da tutti quelli che ho gestito. Da, da Simoncelli a Capirossi a, a, a Bastianini a, ecco allo eh, scusa Alborino. se ti interrompo eh, dico a tutti gli appassionati appunto di leggere attentamente il libro perché ci sono degli aneddoti e dei pensieri verso, questo, verso questi piloti veramente particolari che stringono il cuore soprattutto per quelli che purtroppo ab abbiamo perso e non ultimo appunto Marco, Marco, Marco Simoncelli così. che è stato eh, il pilota più vero nell'ultimo nell periodo del motociclismo che stiamo vivendo è, purtroppo una grande mancanza ed è un grande pensiero che va a lui guarda Ritornato. Adriano lui aveva, aveva un, un, un grosso pregio che gli altri non hanno ed era che su quattro parole non si croce aveva la capacità di essere normale, che sembra una cosa facile. <ride> ma la capacità di essere normale non ce l'ha quasi nessuno. Eh? Ricordatelo, Adriano. C'era l'aneddoto appunto nel libro eh, di chi parlava appunto in dialetto con il responsabile giapponese che parlava mia, solo giapponese. Nakamoto. Raccontaci un pochettino, ma guarda, io ti dico che lì fu. Quello che mi, mi, mi... Ma ce ne sono tanti aneddoti di quel genere con Nakamoto. Allora, certo. Partiamo dal, 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 dal principio che Nakamoto, per, per Nakamoto Marco era un pupillo esagerato. Questa persona seria eh, che avesse avuto come pupillo una persona simpaticissima <ride> e vera come Marco era un po' come dire a diavolo e l'acqua santa. No? Era come un certo figlio momento. per Nakamoto. Eh? Sì, 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 un figlio. Ah. Guarda, una cosa pazzesca. Uh, non rideva mai, rideva solo con Marco. Si vede <ride> che aveva una specie di chiavetta dietro, non lo so. Pensa che quando, ecco, l'aneddoto principale era quando abbiamo dovuto fare il contratto per l'HRC, no? La seconda volta, non la prima. Uh, e eravamo tutti quanti, mi sono sbagliato, a Valencia. E in un certo momento per fare il contratto ci eravamo io, Livio Supo, come, come cioè. uomo della Honda, Nakamoto, Paolo Simoncelli, papà, Gresini... Eravamo troppi e Paolo Simoncelli, devo dire la verità, ha avuto l'intuizione di dire: signori, facciamo una cosa, lasciamoli soli sul campere, noi mettiamoci sotto dal campere a, a vedere cosa succede. È chiaro che noi, Marco, l'avevamo già organizzato, aveva uno schemino su un foglio a quadretti come faceva lui, con la pecetta, questa costa, questa cosa E io vedevo, si due che parlavano era anche a che gli dicevano in un mezzo inglese potesse, che Marco non capiva diceva, beh, il gaggio è un milione e l'altro diceva, che gli dava una battuta sulla spalla ma no, un milione e tre, uè, ma, ma se vuoi eh? un milione e tre e a forza di risate è uscito fuori un contratto che Marco voleva, ma roba da matti. incredibile, del genere, non l'ho mai vista è vero, io, io la racconto così ma se c'eri, era roba da film, se c'era Tinto Brasso oppure sì. Martin Scorsese non lo so, facevano ma anche Stanley Kubrick ma anche Stanley Kubrick guarda, facevano un film <ride> e mi ricordo addirittura che tante volte poi attenzione che Marco era anche tra virgolette cazzuto, certo. perché il secondo anno che eravamo a, mh, ad Austin era l'ultima praticamente eh, prima di andare in vacanza e poi purtroppo c'era la Malesia dopo, eh, stavamo sì. rinnovando il contratto con la KRC. Allora andiamo nel box di Marco, io, Paolo, papà Marco, e dall'altra parte Nakamoto con Supo. Appena sono vissi, sì, rise, rise, però Supo fa, Nakamoto ha detto, ma non so se fosse vero, che tu il tuo team non te lo puoi portare dietro se vuoi venire in HRC. Sai cosa ha fatto? Si è alzato. Cosa, avete detto questo? Si è alzato e ha detto, ragazzi andiamo via. Sai che siamo andati via? Ma roba da matti. <ride> pronto un contratto a HRC. Lo sai che ci hanno seguito, Supo, a piedi? No, ma cosa dite? Marco ha detto, se non c'è il mio team... Io me ne vado via. Avevamo già quasi un precontatto con la Ducati. Te lo posso anche. Questo dire. vuol dire avere le palle, eh? Bravo. Lo Beh. sai che l'indomani ci siamo rivisti. Prima cosa che ha detto: no, 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 va bene. Il team, tienitelo pure. Pensa. <ride> A Cosa aveva tenuto? Parliamo di HRC, non stiamo parlando di sì, sì. con tutto rispetto da che, che mi piaceva un casino. Eh, in 50 sì, anche anni. perché HRC ha sempre dettato legge. Eh, cavolo. e cavolo! Il capo decideva su tutto, e non eh. c'era tanto da scherzare neanche. No, no poi erano anni che non scherzavi proprio. Lì dicevano Vince la moto. Ti ricordi che aveva fatto eh, fuori sì. anche Valentino? Sì, no? sì, assolutamente. Il variloso, sì. c'erano cioè, gli anni così. Quindi Marco era anche cazzuto, però aveva questa capacità di essere normale che gli altri non avevano. Eh sì. Sicuramente lui qualcosa avrebbe vinto, perché stava già vincendo, per cui qualcosa... Certo. È e ritornando, sì. ritornando un pochettino al tuo rapporto anche con i Castiglioni, sia con Claudio che con Gianfranco, sì, esatto. con Claudio, io mi ricordo i rapporti eh, che ho avuto appunto con Ducati quando ho corso anche con le loro sì. moto, così andavamo da non, non anni. Eh, no, non Ti, ricordi? Eh, come no? Ti ricordi, noi avevamo Dai, dei, degli eh, standard. Andavamo lì vicino all'aeroporto all all'aeroporto al all a mangiare e sì, sì. si parlava di lavoro, io, Claudio eh, e sì, sì. Marco. L'ultimo c'era conto aperto lì. C'era conto aperto sì. c'era il ristorante di Bologna che erano nonnani, quello di Varese che era, <ride> che era come si chiamava la, la Renata, eh, eh, che era sì. lì, la Schiranna. Era dei due ristoranti col conto aperto, come quando vai al Casino che hai il conto aperto. Capito? E un uomo a cui davi la mano, non c'era bisogno di un contratto, non c'era bisogno di niente, c'era solo la parola tra uomini. Guarda, ti dirò di più: era tanto per dire la passione che aveva Claudio. No? Io ero molto più legata a Claudio che a Ginfranco. No? Certo. Eravamo un po' due cordate, no? anche eh, se certo. poi facevamo le cose assieme. Eh... Avevate una passione in comune anche. E chi era? No, per esempio, vedi la foto di sfondo? Ah, beh, eh, eh, sono tre sexy droghe. no, ma questo è sexy, chiaro. Abbiamo una grande passione Grandi che ancora tuttora esiste, tra l'altro. <ride> Chiudo la parete. Da quasi 100 anni, alle porte di Vigevano e precisamente alla frazione Sforzesca, in un ambiente familiare, puoi gustare i sapori genuini della tradizione lomellina. Rane fritte o in guazzetto, lumache trifolate, cinghiali in umido, stufato d'asino con polenta, risotti e altre specialità in base alla stagionalità del territorio. Trattoria dei passeggeri, Corso Pavia 164, Sforzesca di Vigevano. Guarda, pensa che quando usciva la moto dal reparto Corse, che era a piano terra vicino all'ufficio di Claudio, che Mascheroni e Milani erano sempre lì, poi, ragazzi si metteva la tuta con scritto Cagiva, eh, i sì. vigili fermavano la schirana, provava lui la moto, ma cioè, <ride> raccontare queste cose, uno dice non è vero, ma io l'ho vissuta, eh, ragazzi. Eh, e eh, poi sì. dopo è chiaro che questa passione, sai, in quel periodo la Cagiva era l'unica azienda europea che contrastava tutti i giapponesi c'era velocità motocross e parigi da carro e con risultati tra l'altro, ricordati che la Cagiva fu la prima a prendere di Mamola che in quel momento nessuno ci credeva Quando no io... ma tra parentesi eh. oltre, oltre che prendere di Mamola c'era una sorta di avversione da parte di tutto l'ambiente pensando che la Cagiva fosse lì per scherzo ma figurati, ma nemmeno per solo. cioè non era così, ah, c'è stato penso. grande investimento sia economico che a livello ingegneristico e hanno no? fatto la 594 la 595, Bravo. cioè molto veramente che sono spettacolari, erano anche avanti tecnologicamente, senza guarda, nulla invidiare le giapponesi. Bravissimo, ti dirò di più Adriano. Nell'88 quando arrivò Randy Mamola, purtroppo Claudio fece un errore, Grosso, possiamo dire, lo posso dire. Perché noi che eravamo ufficiali miscele, arrivò la Pirelli, eh sì. l'ingegnere mezzanotte, se ti ricordi, certo, 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 certo. a dirgli ci pensiamo noi di offrire un sacco di soldi, facciamo la cosa italiana. E Claudio disse sì, sì, Claudio, per piacere, ma non perché, perché con le miscele ufficiali, eh, cavolo, in quel momento voleva dire tanta roba. Eh, eh sì. N niente. Eh, credimi, tant'è vero che... La motta era molto buona, perché si ricorda abbiamo fatto il primo podio Cagiva, fu fatta a Franco Champ, che Mamola arrivò terzo sul bagnato. Eh sì. Poi la gara dopo, a Gromni-Ciarieca, arrivò quarto addirittura. Però con quelle gomme, purtroppo, abbiamo fatto poi alla fine un campionato del cavolo. Tant'è vero che alla fine fu mollata quell'operazione. Certo. Allora, a novembre, Club Cercarletto, vieni con me, prese la sua Mercedes e andavamo a Clermont-Ferrand. Credo che ci abbia messo cinque ore, davamo i 250, io ero passato lì, perché Claudio, era tutto così. Andavamo da Messie Guino, che era il capo, a chiedergli pietosamente, tra virgolette, di avere le, le gomme ufficiali. Eravate in ginocchio. Sì, e lui disse, no, voi ci avete, avete lasciato l'anno scorso, furono molto, molto duri, eh? E ci disse, vi diamo le seconda scelta e le pagate. Siamo tornati indietro che non dicevamo una parola, Io e Claudio. Beh, per avendo forza. Avendo. Però l'abbiamo pagata perché quell'anno con quella moto, ti garantisco che con Mamola lì un quarto, quinto posto finale lo potevamo fare. Eh sì. Perché era una moto che andava molto bene. E c'erano dei grossi investimenti perché siamo stati i primi a fare i telai in carbonio, se ti ricordi. no, no, no certo, moto... è per quello che prima ho premesso eh? il fatto che non eravamo secondi a nessuno neanche Bravo. nei confronti dei giapponesi, ma forse non tutti se ne sono accorti. E eh, lì il problema... <ride> Eh, si... C'è stata una comunicazione che me, ti dicevo prima. Mi sembrava che volessero sminuire un pochettino l'entrata eh, nel mondo delle, della GP da parte certo. di Cagiva, ma invece c'erano uomini con i con, che... come dicono in Spagna. Bravo, eh. oltretutto ci davano una mano chiaramente anche gli uomini ducati perché certo. non c'era solo Mascheroni Milani c'era eh, Farnè, sì. Compagnia Bella se ti ricordi gente eh. che insomma aveva An anche di Franco anche di Franco Farnè io mi ricordo Bravo, veramente ho dei ricordi Enorme. Eh, splendidi, un grande uomo, umile Vero. come pochi eh, e ti ricordi girava già anche Tamburini assolutamente eh, si sì uomini che tanti magari non si ricordano, io e te sì i giovani certo. magari, ma è gente che, avevano, che erano veramente bravi, eh, ragazzi. Eh, mi ricordo ancora di taglioni, ancora. io. È eh, bravo, avvercene ancora. <ride> no, perché molte volte ci dimentichiamo eh, delle cose. Eh sì, ma eh, è, è chi ha vissuto quei momenti e quell'ambiente in quel periodo se li ricorda molto bene. Eh, direi di sì. Erano persone che quando entravi nei loro uffici eri quasi genuflesso. E guarda, lì ricordo che nell'86 si comprò la Ducati. Eh, sì. ma c'erano, ora sai, posso, ormai le cose sono passate per cui qualcosa si può raccontare no? che certo, certo. Eh, sai, devo dire la verità chi eh, comprò la Ducati e che volle comprarla fu Gianfranco Castiglione eh, ora sì. ti dico la verità Claudio e la sua cordata che era Roberta Zalì eh, Carlo eh, Pernat e eh. l'ingegner Lazzati Eravamo assolutamente contrari, Robert tirava giù delle madonne che non era idea, si spaccano i cambi, una moto, un rottame. E tant'è vero che la comprò Gianfranco e i due fratelli non si parlarono per un anno, eh? ricordi di sì, quello che ti dico. È, è stato un rapporto anche conflittuale tra i fratelli. Bravissimo, eh. tant'è vero che la mamma Rosa mi disse, Pernat, lei che è così il terzo fratello mi dia una mano, non si parla da un anno. E gli ho detto: Io se vado da una parte, ci riesco dall'altra, mi prendo delle cazzotti, cioè, mi deve difendere. Lei, capito? E ti chiamiamo reverendo ormai, no? Perché eri sempre eh, so, in mezzo, facevi che... da pacere, facevi da, eh, da trade tra le parti. Eh, beh, eh. Guarda, eh, ti devo dire la verità: eh, in quei tempi eh, consideravo Claudio. Claudia era più commerciale, pubblicitario, eh. uomo, eh, Gianfranco era più uomo da, da finanziario. No, mi devo Io, che ero dell'altra cordata, chiamavo così. Devo dire che le intuizioni le ha sempre avute Gianfranco perché in quel periodo, oltre a aver comprato la Ducati dalla, da, da Liri, che c'era Prodi poi dall'altra certo. parte de del tavolo perché era De Liri. Se ti ricordi, no, sì, sì. Oltre a quello, lui comprò lo Squarner dall'Electrolux. E sai perché la comprò lo che la comprò nell'87, ti dirò di più? Perché lo Squarna aveva una rete di vendita negli Stati Uniti e usava la Ducati che aveva fatto la Ducati America. Quindi non fosse solo un acquisto anche, perché era parentesi, anche lì, anche lì e aveva tutti contro, Hanno detto ha preso lo Squarna e va Assolutamente la... sì. Sarà il ma... solito giochino delle no, tre no, no. carte e invece Usquarna era eh, per, è andata a studiare che era una gran moto, eh. era anche per la rete di vendita perché avevano certo. fatto la Cagiva America in quel periodo, e poi arrivò addirittura dopo due anni dicendo: oh, compro marchio MV'. E tutti <ride> ma che cazzo pensa, ho fai Gianfranco? pensa o oh, l'ha tenuto fermo otto anni. L'ha pagato certo. un paio di miliardi, ma poi guarda un po' cosa gli ha reso. Eh sì. Cioè, eh più, sì. Ha avuto delle intuizioni incredibili. Però vediamo, vediamo che poi, quando purtroppo nella vita eh, si perdono eh, queste persone altamente talentuose, sia nell'ambito comunicativo, che finanziario, certo. che sportivo, vediamo un po' le cose che zoppicano. Eh adesso sono per fare polemiche, no, 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 ma sono da e altre cose. Erano altri momenti, Adriano, c'erano eh, i proprietari sì. che avevano i loro uomini, si saltava le riunioni, le riunioni marketing in Cagiva, erano a mezzanotte nell'ufficio di Claudio, con i piedi sopra i tavoli, io, Azzalini, Claudio e Lazzati a dire, come la chiamiamo sta moto? Sai che i nomi uscivano da noi, di lì. <ride> Pensa, ti racconto un aneddoto, che un giorno avevamo fatto una, una 125 enduro e non sapevamo come chiamarla. E fino a mezzanotte, chi un nome, chi l'altro. Arriva Gianfranco col suo bambino piccolo, no? Eh. E dicendo, guardate che ho un fumetto qua che si chiama Tamanaco, è un indiano. Oh, l'abbiamo di Tamanaco, ma, <ride> ma come escono sti... E questo era il marketing nostro. Due bozzetti... Messi lì, poi chiaro, si andava dalle agenzie che le cercano. Certo, si faceva un'operazione seria. Oggi devi fare risorse del personale, direzione marketing, direzione amministrativa, direttore. per prendere decisione. Ci metti un mese. Là Tanta burocrazia. Bravo, bravo. E se ben ti ricordi, con Claudio, molte riunioni, i briefing li facevamo in sala mensa Ducati. Assolutamente. Bravissimo. <ride> Insieme bravo. agli operai che bravo. lavoravano sulle malle. Bravo, bravo. Per cui. Eh, poi aveva una storia da raccontare. Io dalla, dalla Cagiva sono stato licenziato minimo due o tre volte e poi ripreso. Eh, <ride> perché ricordo una volta. Guarda, se ti ricordi nell'89, eh, eh, a Misano non si corse, o corsero un po' che ha vinto Chili, se ti Chili, ricordi, chili quasi... anche no? lì, un, un bravissimo imperio, bravo! Allora, nell'88, <ride> tutti i piloti non volevano correre i vari Lawson, eh, certo. cioè perché. Il circuito era una saponetta sul bagnato, sì. onestamente. E io sono andato dietro a Mamola, che era uno di quelli che faceva casino, insieme a Schwanz. Tanto è vero che i grossi non avevano corso. No, no, I pecchini davanti a Masman, questa gente qua, se ti sì, ricordi sì, sì. bene. Allora, a lunedì, io avevo Roche e Mamola e c'era anche il collaudatore, come si chiama? Vabbè, poi ti dirò chi è. Grande peperino Roche. Bravissimo. Lì domani finisce tutto, prendo la macchina per andare a Genova, fare un giro di riposo. Mi chiama la segretaria Gianfranco mi fa il signor Gianfranco, la vuol vedere? E io vado su dico che cazzo succede, <ride> non lo so, no? Vado su, so, mi riceve nell'ufficio e mi fa: Tu sei un cretino, perna, nemmeno più Carlo, perna. perché è una scala italiana? Deve correre in Italia. Gianfranco, ma porca puttana, se Mamola non voleva correre, Roche sì. non voleva correre. Non è vero, perché poi Roche gli ha telefonato e ha è stato Carlo, no? come al solito Roche era, era un po'... E te l'ho detto, ma... detto, te l'ho detto che esatto. Roche... Esatto. Eh... Ma aveva messo lì una segna di 36 milioni, me lo ricorda ancora adesso. Licenziato, buona uscita. Beh, lì io sono rimasto anche male. Dico, ma cazzo, ho fatto quello che sì, dovevo sì. fare. Sono sceso al piano di sotto dove c'era Claudio e Claudio, ma cos'è questa storia? Ma ah, va a andare via al più, come faceva lui, penso io. Cioè, uno mi, mi licenziava, l'altro mi teneva. Lui, mi lui, lui Claudio, trotti. era quello che minimizzava tutte le situazioni bravo, più bravo. scabrose no? che bravo. succedevano all'interno di Ducati. Bravo. Bravo. Da quasi 100 anni, alle porte di Vigevano e precisamente alla frazione Sforzesca, in un ambiente familiare, puoi gustare i sapori genuini della tradizione lomellina, rane fritte o inguazzetto, lumache trifolate, cinghiali in umido, stufato d'asino con polenta, risotti e altre specialità in base alla stagionalità del territorio. Trattoria dei passeggeri, corso Pavia 164, Sforzesca di Vigevano. Comunque quegli anni lì col cross sono stati favolosi. Assolutamente. Per tornare a bomba, se ti ricordi. Un pilota che ti è rimasto nel cuore, nel mondo del cross, che ti ha fatto emozionare. Beh, guarda, del per il tuo emozione, tempo. Avuto, eh? Sì, ma sai, l'emozione la danno sempre i risultati, alla fine. Mm. Non è sotto l'ambiente. E quando abbiamo vinto a Salta il mondiale con PKV, con i ragazzi... Eh Sai, un mondiale in quei momenti nel cross era come vincere una 500 o una 1000 oggi, Assolutamente eh. sì. forse anche qualcosa di più. E, e lì ci fu quella specie di operazione mia della benzina. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, meglio non raccontarla, Non raccontiamo. il libro. <ride> ecco, leggete il libro. Però fu una soddisfazione enorme e fu una soddisfazione anche l'anno con Dave Stribos, con quale io sono legatissimo. Tanto è vero che ogni tanto viene a vedere i gran premi, gli do i pass. E pensa che quando è arrivato, l'ho presentato a Dovizioso. Madonna, ma sai che Dovi quando arriva a Demi dice se non sta due ore con me io non corro. Si chiudono nel box di, certo. di Andrea e parlano solo di cross. Assolutamente cosa sì, cosa incredibilmente Ma, bella, eh, Ma pensa anche che perché noi lì. siamo cresciuti con quei miti, esatto. Bravo. E, e, attaccavamo i poster eh, nelle camere, come no. come avevamo un, si leggeva tanto. Non c'era internet, non c'era Facebook, non c'era Instagram. Andavi sui campi e li guardavi come se fossero dei dèi proprio. Dei no? Ma poi la gente deve anche sapere che in quei periodi lì. Si facevano dei campionati anche fuori Europa, della Madonna. Io ne eh, sì. ricordo uno nell'86 che abbiamo corso a Belo Horizonte in Brasile. <ride> 95.000 <ride> persone. Eh, 95.000 sì. persone. Quello mi emozionò da un punto di vista spettacolare. Quanto la vittoria di Pecca mi emozionò professionalmente, certo. è chiaro. Quanto quella roba lì mi emozionò, è impossibile vedere in quelle colline a Bell'Orizzonte 95.000 persone entusiaste di questo motocross guarda e mi fai abbiamo... venire i brividi perché ho dei eh. ricordi anch'io veramente ma poi, ma poi eh, quando intensi. si correva Adriano quando si correva negli Stati Uniti a parte Yuna Dilla a parte Lexington in Ohio eh. ma io ricordo che facemmo una gara del 250 a Hollister che è vicino a Laguna Seca a 30 km da Salinas e nessuno sa perché è famoso Hollister. Hollister è famoso non per, per l'abbigliamento, che c'è un abbigliamento certo. americano. Sì. perché lì fu girato il film Il Selvaggio con Marlon Brando con la Triumph eh, Tribe. Eh, si sì. ricordi sì, quel sì. famoso poster? Assolutamente e sì. C'è ancora il bar dove hanno girato il film col Murales. Pensa a te. È, la storia. Che... è la storia. È la storia. Carlo... La storia è troppo bella. Cioè, ci, ci vorrebbero giorni se non anni per raccontare sì, la, 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 tutto quello guarda, che hai vissuto tu, quello che ho vissuto io, certo. Adriano, eh, certo. cioè, mettere tutto insieme a me viene veramente la pelle d'oca parlando eh, di queste me. cose perché è come se fossi ancora lì. Vedi che entusiasmo abbiamo a parlarne, ci stiamo eh, delle sì. ore, Adriano. Eh, eh. Io, io l'unica cosa che mi è dispiaciuto tanto veramente. Eh, al di là di averlo vinto con la Cagiva, cioè due, due ne abbiamo vinto, non aver vinto con la Gilera. Eh, perché, sì, sì quello ma è una cosa che è un po' qua, perché con gli sforzi che abbiamo fatto con Ian che faceva delle belle moto, eh, purtroppo non l'abbiamo vinto per qualche problema tecnico, tu lo sai. Ecco, eh, infatti volevo, volevo stopparti un secondo appunto dicendo che anche Ian forse in quel periodo lì... È andato a cercare soluzioni un pochettino sì. oltre il periodo, sì. 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 Eh. Infatti, abbiamo perso un mondiale perché Michele in Repubblica Ceca Dale ci sbiellò completamente per una scelta un po' particolare. Eh, sì. Se no, poteva essere un mondiale suo quello lì, però ricordati il bicilindrico. Eh, infatti, volevo parlare invenzione. di quello. Bravo, fu una meravigliosa invenzione. Che Se l'ha prese nella schiena Prefini, nel senso che fu Franco. Bravi, A cui voglio un gran bene. <ride> eh, lo saluto perché ci sentiamo spesso al telefono. E, sai, io con gli amici del cross mi sento sempre. Eh? Anch'io. Eh, ecco, bravo. Ma anche con quelli della velocità, non sì, tutti. Perché del cross... alcuni, alcuni della velocità proprio... Eh, ecco, bravo. Con, con quelli del cross, quando parli con gli vari alborghetti e compagnia bella, sei ancora con Andreani, <ride> con Beppe, con Corrado. C'è sempre quella Dave c'è sempre quella, quella cosa che non hai con gli altri è inutile che stiamo eh, facendo sì. e eh, ti dico la verità mi, mi, mi manca una vittoria anche se poi nell'85 teoricamente avevi vinto eh, se non so. era per quell'uscita di Fanton sfigata su Maddi certo. eh, però, però nell'albo d'oro non c'è scritto il problema è quello e come si dice sempre l'albo, cioè uno va a vedere l'albo, hai vinto, rimane eh, e non sì. l'hai vinto, eh. cadi nel dimenticatoio. Poi sai, in quel periodo, Adriano. Onestamente, sai, tanti noi ce lo ricordiamo e tanti ne siamo parlare. Io avevo un po' la, la fortuna, e un po' la sfortuna di gestire in squadra, ma di Rinaldi assieme, che erano come non dire... Non osi immaginare. Ecco. Oso immaginare. era come dire, per fare un paragone calzante, <ride> gestire nella stessa squadra Valentino Rossi e Max Biaggi. Sì, oh mamma. E, era la stessa cosa. <ride> era la stessa cosa, guarda. Perché quanto era duro, professionale, ma sicuramente Corado è uno che era anche un gran calodatore, oltre che pilota. Certo. Quanto era estroverso, Michele. Ed ecco. era... Ed era una bella guerra, ti posso garantire, <ride> guarda, facciamo Mamma perdere. Mamma mia. Però, vabbè, e non si parlavano, eh? Non eh si sì. parlavano, non si parlava, c'è entra a fare. Oh, Carlo, ci dobbiamo mettere d'accordo per tante cose, per tante altre cose. Ma una promessa che ti voglio strappare è che verrai a vedere una gara di mondiale motocross. Sì, sperando sì, sperando sì. che sì. tutto si risolva. E... Guarda, volentierissimo. Guarda, ieri ero al telefono con Massimo Aiutori, che tu sai che era segretario di tutta. e parlavamo del cross come. Siamo stati al telefono un'ora. Pensate. Sì, un po'. sì, ma è così. Pensa un po'. Non ci starei per la velocità un'ora al telefono. Dico la verità. Sì, ma non puoi dirlo, eh. Ma, vabbè, ma sai che io sono uno che lo dice, non è che. Se mi metti su un piatto di parlare con uno di cross, una velocità, parla con quello di cross. Eh, eh, oh, voglio l'ultimo aneddoto, Carlo, eh, mi ha colpito anche perché conosco, conosco Max. Eh, sto parlando di, del grande Max Biaggi sì, sì, il gran pilota uh. che ho nel cuore proprio e stimo veramente tanto. Quando è stato licenziato, eh, <ride> l'ho eh, letto eh. sul libro. <ride> Ma sai... Raccontami, lì, raccontami allora, questo ultimo aneddoto. Ma lì il problema fu che, Max, noi, voleva, allora, noi volevamo tenerlo, ti dico la verità. Mm -mm. Eh, è sempre nella 250, eh, siamo in chiaro. E siamo arrivati addirittura ad agosto che il contratto... Eh, siccome c'è tutta una storia dietro che è difficile da raccontare, <ride> non ho tempo. Cioè, quando lui ritornò da noi, che lui era a piedi, che andò in onda, ti ricordi che è stato il contratto, sì, era il sì. 93... Aveva un contratto di due anni, eh, ricordatelo. Certo, e Con grandi soldi piedi. dietro, tra parentesi. Bravissimo. Era rimasta a piedi e io l'ho preso a fine anno e gli dissi: Vieni con noi, però ti faccio due anni di contratto di capestro. Ti straccio praticamente la, la denuncia in tribunale perché il contratto è di due <ride> anni e ti do tot e tot, che era praticamente una, era veramente poco, credi. Sì, sì, sì. Con dei bei premi. E vinse due mondiali. È chiaro che eh, il terzo anno voleva rifarsi che era praticamente certo e giustamente siamo arrivati guarda dai 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 dai, perché poi le trattative erano lunghissime <ride> era come lì varie... però dai max era facile da gestire eh, guarda, facilissimo <ride> proprio non ti dico eh, lascia perdere e... e siamo arrivati a una bella cifra in dollari a metà agosto <ride> ma tanti eh e eravamo d'accordo il giorno dopo mi richiama dopo due mesi estenuanti trattative dicendomi che non gli andava bene e che ne voleva ancora di più e allora la corda <ride> si è, è rotta. partita ho spiegato tutto e a un bel momento eh, lui si era convinto di, di avere la forza ma giustamente, esatto. pilota che vince Beggio si incazzò come una bestia di fronte a me, prese il telefono e gli disse sai l'ultima, eh, non sei più con noi silenzio tombale per due giorni esatto. non si è più sentito, è andato in crisi imparato, perché ha capito di aver esagerato però lo devi capire al momento giusto Certo. E poi ci fregò l'anno dopo, eh, ecco eh sì. la onda, per cui meno male che c'era Valentino Rossi che ha vinto il 125. Eh, se no io sei andato a pareggio quell'anno. Eh, se no prendevo un bel calcio, da <ride> sedere subito, Adriano. Un altro personaggio che hai nominato e che, che ho sempre stimato, Ivano Beggio, che ha fatto tantissimo, allora. è stato un uomo eccezionale nel mondo delle corse. Guarda. veramente indimenticabile anche lui guarda ricordati che queste persone quanto Claudio provava la moto sport 500 per strada alla domenica Beggio chiamava direttore generale, collaudatore andavano a fare un giro con le moto da vendere <ride> sul lato piano di Asiago alla domenica per capire se quella moto andava bene <ride> pensa, pensa, a te, pensa che passione che avevano questa gente qua li vedi quelli di oggi così? no, guarda l'unico devo spendere una parola solo giusta al di là delle decisioni che prende, che possono essere giuste o sbagliate, è rimasto Claudio Domenicali, che sì. è, un po', è un po' come se fosse un proprietario, non lo è, però è come se lo fosse. Magari prende decisioni a volte sbagliate, però è un uomo prodotto, un uomo gare, un uomo tutto, e, mi, mi, e ricorda, mi ricorda ancora un po' quei tempi. Anche se chiaramente poi la caratura di ognuno è diversa. E evidentemente... Però eh, allora bisogna stare attenti in questo periodo a parlare eh, degli ultimi anni di Ducati sulle scelte eh, eh. che hanno fatto, perché andiamo in un campo minato. Ma guarda, sai, Adriano, una cosa: per mm. me, più che le scelte che secondo me erano azzeccate, sono le separazioni che sono sempre state sbagliate. Sì, no, quello, eh, sto, sto parlando di quello, ne abbiamo parlato in fuori onda l'altro giorno. Sì, sì, sì. Eh, c ci sarebbe tanto da raccontare. Ah, farci due trasmissioni. Come eh, ecco, <ride> rimaniamo appunto nel mondo del cross. Eh, Carlo, eh, spero di riaverti, ma sono sì, sicuro non è un che mi darai, mi darai la vuoi. tua disponibilità come al solito per fare altre puntate parlando di fuoristrada e commentando altre sì. cose. Io intanto invito tutti, ma veramente tutti, perché Grazie, è un bello. libro dove vi potete divertire soprattutto nei primi paragrafi <ride> <ride> cioè, che non posso raccontare perché sono oh, se no tagliano prendo. la trasmissione. Oh, una, abbiamo già venduti 14.000, eh, mica uno, eh, ragazzi. <ride> Ah, poi voglio avvisare che non prendo nessun tipo di provvigione a pubblicizzare questo libro, ma lo faccio <ride> veramente col cuore perché Carlo Fermate è un uomo del motociclismo. Punto. Assolutamente sì. Solo anche questo. più di Cross. Guarda, ah, ti dirò di più. <ride> ecco, Carlo, intanto io ti saluto, saluto gli, saluta gli amici di Motocross My Passion e ci sì, vediamo la prossima con altri aneddoti di questo e meraviglioso... Grazie Adriano, ciao a tutti, Ciao, Carlo. ciao. Inizio appassionati per ritrovati in Motocross My Passion con questa sono qua con un'icona del mondo della dell la tabella rossa di Antonio Cairoli inizio di stagione in attesa della seconda Manche dellmx 2 2017 vinse il quinto, titolo Mondiale. Contra il 2-2-2, Antonio Cairoli, benvenuto su Motocross My Passion. E vi ricordo, Motocross My Passion c'è!